Ben ritrovati amici di Passione Scacchi. Oggi, dopo una breve pausa durata solo un sabato, ci ritroviamo di nuovo insieme con Luca Pagano. Ciao Luca. Bene, Ciao Roberto, ciao a tutti. allora molti di voi si ricorderanno ovviamente il volto di Luca Pagano che ci ha stregato nottate a guardare insieme il poker. Anche chi come me non capiva niente di poker era lì ad ascoltarlo. E vedere le sue gesta nel tavolo appunto di poker, ma molti di voi non sanno che Luca è anche un bravo giocatore di scacchi invece. Ma piccola parentesi, prima di parlare di scacchi, con Luca voglio parlare proprio invece di poker. Raccontami un po', Luca, la tua, diciamo, piccola, tra virgolette, esperienza nel poker serio, nel poker giocato sui grandi tavoli internazionali. Guarda Roberto, allora partiamo subito dalla fine, roviniamo subito questo aspetto romantico per il poker. Non mi è mai piaciuto. No, non è vero. Però è un gioco che mi ha dato tantissimo, che mi ha sicuramente insegnato molto, non solo al tavolo, ma soprattutto fuori dal tavolo. È un gioco che ha delle caratteristiche un po' ripetitive, è un gioco che non voglio dire che è stato risolto, però si sa come va giocato bene. Adesso in questo momento ci sono delle nuove teorie, quindi diciamo che se si vuole essere giocatori ad alto livello oggi bisogna tornare sui libri e adattarsi. Ed è una cosa che chissà, magari potrebbe succedere. Comunque, mi piace sempre raccontare un pochino come ho iniziato a giocare a poker. Ero al casinò per la prima volta, avevo 19 anni, forse 20, forse 19, non mi ricordo, più tantissimo tempo fa, più di 20 anni fa. Era una delle prime volte che andavo al casinò, forse addirittura la prima. Mi metto a giocare a blackjack con i miei amici. Non mi piaceva, non mi divertivo. Là probabilmente ho scoperto che a me giocare d'azzardo non piace. E qui tutti quanti dicono: come? Non mi piace giocare d'azzardo, ma gli piace il poker. Effettivamente, nel mentre passeggiavo attorno ai tavoli del casinò, dopo aver avuto la mia esperienza al blackjack, mi avvicino a un tavolo da poker e uno dei gruppi, uno dei dealer, mi chiede di avvicinarmi e di provare. Io là subito, mani avanti, subito in difesa, ho detto no, guarda me, sono qua per sbaglio, passavo di qua, non mi piace giocare d'azzardo, non vedo l'ora che i miei amici finiscano per andare a casa. Il dealer in qualche modo riesce a tirarmi dentro, raccontandomi una supercazzola del tipo: guarda che il gioco del poker è un gioco di abilità, se gioco in determinati modi possono succedere delle altre cose. Insomma, alla fine mi prende per stanchezza, mi siedo e al tavolo avevo la fortuna di giocare contro altri 4-5 professionisti. E in quelle 3 ore di partita, dove credo di aver perso forse 100.000 lire, 200.000 lire, non mi ricordo, comunque ho fatto pochi danni, però mi ero accorto che effettivamente questi giocatori che giocavano in un modo un pochino più sistematico, un pochino più Organizzato. preciso, esatto, strutturato, riuscivano effettivamente a prendersi dei vantaggi. E infatti io in quella partita ho perso, gli altri giocatori principali persero, i giocatori un pochino più organizzati se ne andarono con il bottino. Quindi, confuso, vado a casa, inizio a documentarmi, inizio a chiedere e là scopro che effettivamente poi il gioco del poker era idoneo un pochino alle mie capacità logiche. Mi piace osservare le persone, mi piace osservare le dinamiche tra persone, all'interno di un'azione di gioco ci sono tantissime dinamiche sempre da guardare, da scoprire e quindi con questo approccio di curiosità lì ho iniziato veramente ad apprezzare il gioco del poker e poi lì ci sono stati 20 anni di carriera. 20 anni? Sì, 20 anni di carriera. Caspita come passa il tempo. Prima del 20 anni, 20 poker. anni Luca di successi però, eh? Cioè, 20 anni nella cresta dell'onda, diciamo da fortissimo professionista del poker. Guarda, sì, allora, non posso ovviamente lamentarmi della carriera, sicuramente sono tra quelli che può dire in giro di avercela fatta con il poker, siamo in pochi a poterlo dire. A me onestamente piace sempre però sottolineare come sono riuscito a costruire da una passione, da una carriera competitiva, cioè il giocatore professionista, a creare un business attorno. Infatti, giusto un paio d'anni dopo il mio inizio
da professionista ho già capito, ho subito capito dove stava la vera passione e la vera opportunità di business, che era l'organizzazione dei tornei di poker, la creazione di contenuti, la divulgazione, e quindi poi questo mi ha portato a fare quello che ho fatto su Italia 1. Quindi mi piace pensare e ricordare il poker come non tanto un'esperienza di gioco, ma soprattutto un'esperienza di vita, perché mi ha insegnato al tavolo i principi, ma soprattutto fuori dal tavolo come muovermi, come valutare, come apprezzare. Ed è una cosa, onestamente, Roberto, e ovviamente qui inizi a essere tu l'intervistato, però è una cosa che io ho sentito in te, ti conosco da un po' di tempo e ho potuto apprezzare come anche te, da giocatore, hai costruito un business, hai costruito il tuo ecosistema, la tua piattaforma, ma anche nel tuo approccio al business ci sono le caratteristiche del tuo stile di fronte a una scacchiera. Quindi questo veramente mi porta a dire con convinzione che quello che poi un giocatore mette in campo, che sia un tavolo da poker o che sia una scacchiera, è anche un pochino poi il riflesso della nostra personalità, della nostra vita quotidiana, anche nel lavoro. Verissimo. Prima di farti, diciamo, di entrare un po', volevo farti una domanda specifica sul poker, ma mi hai fatto ricordare di quando io sono entrato la prima volta dentro un casinò. Stavo giocando un torneo a Saint Vincent, avevo anch'io appena, credo, 18 anni o 19 anni. Sono entrato, ero con un altro amico mio scacchista, e ho giocato alla roulette, e queste fiche ce l'avevano regalate, cioè chi partecipava al torneo gli regalavano due o tre fiche, insomma, non mi ricordo di quanto fossero, ma poca roba. E mi ricordo però che punto 10.000 lire su un numero in roulette e esce pieno, Preso. È un preso in pieno. classico. Sì, È un io neanche classico. non mi sono neanche accorto di aver vinto, quindi ovviamente non ho lasciato neanche la mancia al croupier. Cioè, ho Te vinto, l'hai ma ho presa. avvicinato questi soldi, ho preso tutti questi soldi, ovviamente l'ho fatti i miei, ho preso e sono telato fuori dal casinò contento con una pasta Bravo, perché bravo, avevo hai fatto vinto. bene. Hai fatto bene, hai fatto bene. Sì, e Guarda, questa è stata. Guarda Roberto, è una regola proprio del gioco d'azzardo, perché roulette è gioco d'azzardo. Possiamo discutere sul poker, ma roulette è gioco d'azzardo 100%. Sembra che ci sia una regola non scritta clamorosa dove tutti quanti i giocatori la prima volta vincono al casinò. È una cosa che mi raccontano un pochino tutti, è forse la più grande disgrazia che ti può succedere, perché se vai al casinò e vinci, pensi che sia fatta, sia facile, e poi da là succede tutto quello che succede. Cioè, succede No, tutto no, quello che non deve succedere. io fortunatamente sì, poi ho giocato altre volte, ho vinto, ho perso, ma diciamo che non sono una persona di quelle che appunto si fissa e continua a giocare, no, finché proprio non esce dal casinò, spoglio completamente di tutto. Però quella volta lì ebbi questa fortuna che mi ricorderò sempre, che cioè io non mi ero accorto che avessi preso il numero, perché loro vanno ovviamente così veloce che se tu non sei un po' pratico di roulette non ti accorgi neppure, anche perché adesso poi sappiamo, no, che nei casinò è difficile anche trovare la roulette proprio con il croupier davanti, adesso sono quasi tutte elettroniche, quindi insomma è un gioco completamente diverso. Ma invece volevo sentirmi dire da te la componente studio nel poker, ok? Perché io conosco bene quello che è il mio ambiente, cioè quello degli scacchi, cioè che per diventare veramente forte, comunque sia al di là della pratica, bisogna studiare poi tantissimi anni, tantissime ore tutti i giorni. Ma nel poker invece la componente studio, cioè studiare libri, vedere video, far prove, cioè quanto è importante? No, è fondamentale per poter essere un giocatore di successo e qui si apre un argomento molto, molto importante, almeno nel gioco del poker. Essendoci ovviamente una componente di varianza, cioè la fortuna e la sfortuna, cose che non possiamo controllare o prevedere, è chiaro che la qualità del giocatore, cioè il giocatore forte, il giocatore migliore al tavolo, viene fuori sul lungo. Quindi può succedere che il giocatore forte perda 1, 2, 3 partite, però se ne gioca 100, sicuramente ne ha vinta almeno 60. Certo. Okay? Viceversa, il giocatore scarso, e qua forse anche un po' il segreto e il bello del poker, il giocatore scarso può battere il più forte al mondo in una mano, può vincere un torneo, può vincere 3 partite, però poi se gioca 100 partite, probabilmente va sotto. Quindi, per rispondere alla tua domanda,
I libri servono, è importantissimo, è importante soprattutto per adeguare il proprio stile di gioco rispetto a quello dei tuoi avversari, e spesso lo stile dei tuoi avversari è un trend del momento, quindi bisogna capire cosa va più di moda in quel momento, qual è il modo di pensare che ti immagini che il tuo avversario può in quel momento aver implementato e saperti adeguare. Quindi, secondo me, il libro è fondamentale soprattutto per dare al giocatore quei punti fissi attorno ai quali deve riuscire a capire se sta giocando bene, se sta giocando male, nonostante magari abbia perso o abbia vinto. Quindi il vero giocatore, quello bravo, quello che si documenta, quello che studia, sa veramente a fine anno se è stato veramente fortunato o se è stato veramente bravo. Soprattutto quando vince, sa riconoscere che ha vinto nonostante degli errori. Quindi è importante il libro per avere un punto di riferimento su quella che dovrebbe essere la tua traiettoria. Poi, ovviamente, si può creare, è un gioco dove la creatività, come anche negli scacchi, gioca un ruolo importante. La psicologia gioca un ruolo importantissimo, forse più importante rispetto agli scacchi. Per la nozione è fondamentale. Mi ricordo quanti mi prendevano in giro quando dicevo loro che studiavo sui libri. Mi prendevano in giro e mi dicevano, ah sì, studi il poker, perché loro magari erano abituati a giocare al poker a 5 carte, con gli amici, o in qualche disco, o al bar. E per loro quella era l'unica vera palestra. Giocare è importantissimo, l'esperienza è la palestra forse più importante, però se non c'hai i muscoli sono le nozioni, rischi di stirarti, di farti male. Ascolta, e la sconfitta che ti è pesata di più in carriera? Raccontamela. Quella che ti ha fatto più male. Guarda, allora, le sconfitte più cocenti a poker sono le non vittorie. Perché okay. In un torneo di 100 iscritti vanno sempre in premio 10 giocatori, il 10-15% dei giocatori, però quello che vince veramente tanto è il primo, okay? C'è proprio un payout sproporzionato sul primo, quindi quando tu arrivi secondo, terzo, quarto, quella è la vera sconfitta. Non tanto se, cioè, su 100 giocatori, se esci 99esimo dici vabbè, è andata male, mi ha detto male, però raccontamene una che sei arrivato lì ormai, sì, no? Ancora me la sogno, ancora me la sogno, caro Roberto. Era la finale della stagione European Poker Tour numero 6, finale di Monte Carlo, il torneo più ricco dell'anno in Europa, primo premio 2 milioni e credo 100.000 euro, mi ricordo i 2 milioni, il resto l'ho voluto rimuovere. Siamo rimasti in 6 giocatori e mi sono giocato il coin flip della vita. Il coin flip è quando le percentuali, tu apri le tue carte, il tuo avversario apre le sue carte e le percentuali sono molto vicine. Nel caso specifico io ho un 55% contro il 45% dell'avversario. Ho perso quel coin flip, vado a memoria, io due jack, lui ha su K, ha preso o un asso o un K, non mi ricordo se è la quarta carta, mi sembra il turn, la quarta carta, e con quel coin flip perso, sì, beh, sono uscito in quella mano, però ovviamente il mio stack, il mio patrimonio era ridotto ai minimi termini. Se vincevo quel coin flip, le mie chips, i miei punti sarebbero stati superiori di tutta la somma dei miei avversari, quindi non posso dire che avrei vinto sicuramente, però me la sarei giocata, sai, poi premesso, sono uscito sesto, ho portato a casa 450.000 euro, benissimo, però ti posso garantire che quando sei così vicino a 2 milioni di euro di primo premio, dopo anni di tentativi, di studio e di lavoro, ti sembra quasi una sconfitta. Sì, specialmente appunto se diciamo le statistiche in quel caso stavano dalla parte tua, no? Cioè se diciamo avevi creato un ecosistema per poter vincere, no? Quindi, sì, Roberto, poi il cervello umano non è mai così razionale, perché anche se avevo un 55%, anche se avevo un 40%, anche se avevo un 30%, uscire in quella fase del torneo dopo che ci hai provato per
quasi una decina d'anni, comunque la senti quasi come un'ingiustizia. È il bello, il brutto e il difficile del gioco del poker. Quindi il giocatore che, nonostante quella sconfitta o quella non vittoria, o quel risultato comunque positivo, riesce a mantenere la testa dritta, i nervi saldi al prossimo torneo senza iniziare a cambiare il suo stile, quello è molto importante. Là è veramente dove si vede il professionista. Bene, adesso prima di parlare di quello che è la tua realtà attuale, di quello che fai in questo momento, torniamo un attimo indietro nel tempo e parliamo della tua passione invece per gli scacchi, che viene prima del poker, no Luca? Cioè, prima del Viene, poker arrivano gli scacchi. sì. Allora, io nasco un pochino come giocatore di backgammon, per tradizione familiare. Il babbo e il mio fratellone giocavano a backgammon, a quell'epoca avevo 12 anni, 12-13 anni, quindi loro andavano in giro a fare tornei e io, beh, li seguivo perché poi alla fine era un modo anche per viaggiare, stare con loro, divertirmi e vedere cose strane. Il torneo. Quindi inizio a giocare a backgammon. Dopo un paio d'anni mi tolgo la soddisfazione di diventare campione italiano di backgammon, categoria giovanissimi. Non che fosse difficile perché eravamo inizialmente in 4 giocatori, però mi piace raccontare che ho avuto questa parentesi piacevole nel mondo del backgammon. Iniziavo un pochino ad annoiarmi il giochino, ho detto ma perché non iniziare a fare qualcosa dove ci devi veramente mettere la testa? E là ho iniziato ad appassionarmi agli scacchi, quindi dall'età di 15-16 anni fino a quando là ho incontrato il poker. Il poker ha un pochino chiuso la mia parentesi scacchistica, però diciamo tra il backgammon e il poker ho avuto un 4-5 anni di poker non competitivo, poker, ti racconto, però ho avuto l'esperienza di andare a Montecatini Terme dove fanno un torneo importante con una squadra fortissima di giovani. Io all'epoca avevo, vado a memoria, 18-19 anni, forse era proprio verso la chiusura di questo percorso scacchistico. Ero il più anziano del gruppo perché mi ricordo che ero con un tale Daniele Genocchio, che tu mi hai detto di conoscere, probabilmente molti che ci stanno seguendo ricordano, conoscono, però era un ragazzino, era forse all'epoca aveva 13 anni, 14 anni, insieme ad altri ragazzini, anche loro di 12, 11, 13 anni. È stata un'esperienza bellissima, là però mi sono reso conto che ero lontano anni luce. Cioè, Daniele a 13 anni era già fortissimo, cioè, io me lo Eh ricordo bene. A 13 anni era già tra i primi 30 in Italia, secondo me, era già molto molto forte Daniele a 13 anni. Cioè, è sì. Sai cosa ho forte tuttora, ma scoperto? all'epoca a 13 anni era veramente forte Daniele, sì. Guarda, una cosa che ho scoperto in quel viaggio con Daniele e gli altri ragazzi era quanto è importante studiare. Cioè, là sentivo veramente di avere, cioè avevo proprio delle lacune nozionistiche, cioè proprio mi mancavano delle nozioni, mi mancava la cultura degli scacchi e in loro percepivo non solo la cultura, ma soprattutto la passione. Lì mi sono reso conto che, e questo mi è servito nel poker, secondo me la mia esperienza scacchistica è stata molto propedeutica per intraprendere poi una carriera positiva nel mondo del poker. Ho capito che solo con la passione si riesce a fare quel qualcosa in più per essere in quei pochi fortunati a potercela fare. Quindi è stata un'esperienza che mi ha fatto capire i miei limiti, mi ha fatto capire che se volevo farcela veramente con gli scacchi avrei dovuto addirittura cambiare stile di vita, avrei dovuto probabilmente cambiare hobby, se dovevo lasciare un po' la passione dei computer e mettermi a giocare, a studiare. Ancora prima di prendere queste decisioni in favore degli scacchi è arrivato il poker, poi sai con il poker, che ti ripeto, non è mai stato proprio amore a prima vista, come ti dicevo. Credo che l'amore per i giochi sia, credo di essere stato più innamorato degli scacchi che del poker. Però ovviamente sai, col poker giravano cifre, economie che negli scacchi non erano assolutamente immaginabili. Infatti poi il poker mi ha dato veramente la possibilità di costruirmi una carriera, un nome, una professione e ovviamente anche
a mettere dei risparmi da parte, poi a investire in quelle che sono state e sono tutt'oggi le nuove esperienze. Bene, allora Luca praticamente passa dagli scacchi, poi diventa un professionista di poker e poi capisce che poteva, diciamo, fare impresa nel mondo del poker, perché da lì inizi la tua carriera anche come, diciamo, showman all'interno del poker, no? Vai in televisione, crei praticamente tu questo format televisivo legato al poker e legato a Poker Stars, no? Quindi il poker, sì, sul contratto, entra in televisione. Cosa che ovviamente è un po' un sogno di noi scacchisti, è un sogno, diciamo, del mondo degli scacchi. Diciamo, prima domanda, secondo te perché ha avuto tutto questo successo, al di là delle tue abilità e ovviamente delle abilità anche della regia, della, insomma, del format in sé, cos'è stato e se tu vedi che gli scacchi possono ambire a quel palcoscenico, oppure secondo te è un palcoscenico già vecchio, diciamo, per il mondo di oggi? Allora, guarda, il poker è quello che continuo a dire sempre. Il poker probabilmente è stata la mia palestra più importante. Ho capito moltissimo di me e moltissimo di cosa significa essere, avere il mindset giusto. Ma ho imparato, ho apprezzato ad imparare l'importanza della comunicazione, quanto è importante riuscire a divulgare qualcosa che è complicato o è apparentemente complicato con un linguaggio comune, che non è una cosa così scontata. Credo che quella sia stata la vera chiave di volta per il poker attraverso la televisione, il fatto di essere riuscito a trasmetterlo bene in un modo molto semplice. E qui ovviamente ci sono un sacco di ricordi e di aneddoti. Il principale è quello con, praticamente quando ho fatto il provino per il poker in Mediaset Italia 1, mi ritrovo nello studio del responsabile della programmazione all'epoca di Italia 1. E senza avvisarmi, senza dirmi nulla, mi dice: e adesso inizia a commentare questa partita. Inizio, faccio il mio commento. Dopo mezz'ora mi dice: bene, adesso proviamo a farlo in un altro modo. Fa venire Giacomo Valenti, entra in sala di registrazione Giacomo Valenti, facciamo una prova. Sai, Giacomo è un grandissimo professionista. Giacomo, non so se lo conosci o se ve lo ricordate, sì. Però vabbè, la voce del wrestling, però molti magari non sanno, ma fa anche teatro. Cioè, è una persona che sa veramente mantenere l'attenzione, i ritmi, il dialogo. Quindi entra in scena lui, detta ritmi completamente diversi e inizia veramente a spiegarmi cosa significa comunicare. Perché nel mio commento tecnico di una situazione di poker, parlavo come se stessi parlando a degli altri colleghi, altri giocatori di poker. E magari a loro effettivamente poteva aver senso quello e il come lo dicevo, ma ovviamente allo spettatore classico. No, assolutamente no. Quindi Giacomo mi blocca almeno 3 volte, cioè su questa la rifacciamo, finché mi mette nelle frequenze giuste e inizio a capire che là dovevo veramente quasi farmi violenza e parlare una lingua che non mi apparteneva. Però lì è stata veramente la chiave di lettura per me per quanto riguarda il poker. E da questo mi aggancio a quello che c'è sugli scacchi. Secondo me bisogna, e anche con gli sport, dopo ne parleremo, però quello che secondo me le nicchie, le grandi passioni devono riuscire a fare è a semplificare e a comunicare bene, in maniera semplice, quelli che sono i veri principi e anche e soprattutto i veri valori del gioco, della disciplina. Poi lo spiegare una giocata molto complicata ci può stare, va bene, però secondo me quello è l'ultimo miglio. È l'1% del lavoro che devi fare, lo fai per una minoranza dello spettatore. Bisogna fare tutto un lavoro a monte molto più importante e forse per noi anche molto più difficile, cioè bisogna ripassare e ricordare e continuare a ripetere l'ABC, una cosa che magari io nel poker e te negli scacchi non ci viene spontaneo, naturale, invece è esattamente la chiave di lettura. Poi se sei bravo, e io credo poi nel tempo, perché poi alla fine questa trasmissione è durata 7 anni, poi credo di aver sviluppato un po' di qualità, un po' di esperienza, e
mi veniva chiaro quali erano i momenti in cui potevo mettere dentro qualche complicanza, qualche spiegazione veramente tecnica, ma sempre all'interno di un contesto molto semplice. Quindi, per rispondere, gli scacchi sì, secondo me sì, perché è un gioco bellissimo, è un gioco da una profondità pazzesca, e non sto qua poi a tediarti con la cultura e l'educazione degli scacchi, ma è un gioco che potrebbe essere raccontato in moltissimi modi. Non credo sia così semplice riuscire a raccontare una partita complessa con i principi di base, perché oggi i grandmaestri, quando tu vai a commentare, qui non voglio rubarti il mestiere, però immagino che quando vai a commentare una partita tra due grandmaestri devi in qualche modo andare a analizzare dei livelli di profondità, di analisi di 6, 7, 8, 10 mosse. Questo non lo puoi fare col grande pubblico. Quindi vai male a raccontare il primo livello o i primi due livelli di pensiero o di mosse senza rischiare di andare troppo nel profondo. Quindi non è così scontato riuscire a divulgare in maniera semplice gli scacchi. Credo che quello che sta succedendo con internet, con Twitch, con anche grazie alla serie La Leggenda degli Scacchi, quando un personaggio famoso o quantomeno ha visibilità inizia a giocare a scacchi, lui rappresenta il giocatore medio, il giocatore che non sa giocare bene, ma nel quale lo spettatore si identifica chiaramente, perché ragiona o pensa quasi come lui. Quindi secondo me la chiave ad oggi è ancora quella veramente di coinvolgere personaggi dello spettacolo, dello sport, che riescano a divertirsi, a trasmettere quanto può essere ingaggiante e stimolante affrontare una partita di scacchi, e chi se ne frega se ho lasciato un pezzo in presa o se ho fatto un errore clamoroso, perché poi alla fine secondo me dobbiamo sempre ricordare al giocatore che è un gioco e quindi è importante divertirsi. Noi professionisti tendiamo un pochino a dimenticarci quanto è importante divertirci nel fare la nostra professione, il giocatore di poker, il giocatore di scacchi. E non dobbiamo esasperare il racconto di una partita nostra di scacchi con tutte quelle vibrazioni che noi professionisti sentiamo e la gente comune, uno non può sentire, ma due non vuole neanche sentire, perché alla fine vuole rilassarsi, vuole sì magari metterci un po' la testa, però vuole passare mezz'ora, un'ora, 3 ore di commento divertente e rilassante. Questa è la mia lettura a livello comune. Noi intanto abbiamo già iniziato a commentare con Luca, perché siamo stati insieme proprio settimana scorsa, abbiamo commentato il Carlsen Invitational, e un giorno ho avuto il piacere di commentare insieme a Luca, e lì, lo dico per mia esperienza personale, mi sono reso conto immediatamente, e non lo dico qui per, diciamo, di quanto fosse importante l'esperienza, diciamo, davanti al grande pubblico. Luca si è visto ovviamente che appunto 7 anni passati in televisione me l'ha snocciolati, diciamo, in pochi istanti, anche parlando di scacchi, che ovviamente lui conosce bene, è anche un bravo giocatore, però quello che mi ha dimostrato è come bisognava stare appunto davanti al grande pubblico. E quindi spero, e anzi sono sicuro, perché altrimenti lo obbligheremo, che Luca continuerà a commentare un po' di scacchi insieme, insomma, no? Quindi, no, è la mia grande passione, è la mia grande passione. Gli scacchi è una passione che non ho mai perso. Ho l'occasione, grazie a te adesso, di poterla rispolverare un pochino, anzi magari di metterci quel qualcosina in più che all'epoca, 20 anni fa, non avevo o non volevo. Credo che siamo in una fase storica clamorosa, importantissima per quanto riguarda gli scacchi, sempre più vicini all'intrattenimento. Capisco che per i puristi è una cosa forte, però secondo me se riusciamo insieme a divulgare quanto divertenti, quanto ingaggianti, quanto educativi possono essere gli scacchi, al di là del risultato finale o del livello di complessità di analisi, eccetera, ma se riusciamo a comunicare questi principi, secondo me gli scacchi rischiano di avere una seconda o addirittura una terza giovinezza. Secondo me ce la stanno davvero grazie alla Leggenda degli Scacchi. Se riusciamo però a consolidarla educando il grande pubblico, non è più una moda dettata dalla serie, ma diventa parte integrante della cultura del giocatore o del e io spero spettatore.
spero che ci riusciremo insieme, ma prima di parlare dell'entrata degli scacchi ufficiali all'interno di questo nuovo mondo che è quello degli e-sport, andiamo per gradi e quindi Luca passa da organizzatore di grandi eventi di poker a commentarista in Mediaset alla sua vera, diciamo, io l'ho visto diciamo in live. E quello che vi sto per raccontare è praticamente una parte della sua famiglia, cioè sto parlando di Clash. Tutto a un tratto arriva Clash, che è un po' come un familiare, un bambino, non lo so come chiamarlo. Cioè io ho visto negli occhi e nella passione di Luca di quando parla della sua azienda, che in questo momento è Clash, che è l'azienda numero uno in Italia che si occupa di e-sport in generale. Allora Luca, beh, ovviamente non posso presentare io Clash, anche se ho l'onore di collaborare, ma spiegaci un po' innanzitutto, per chi non conosce bene, che cosa sono gli e-sport oggi, cosa rappresentano, e poi ovviamente ci parli del tuo bambino. Certo, cioè ci parli di Clash. Certo. Certo, molto volentieri, grazie per la domanda. Partiamo subito dal posizionare il prodotto e l'industria, e-sport. E-sport sono tutto ciò che sono... Beh, la traduzione letterale è sport elettronici. Ora, e cosa significa sport elettronici? Cioè tutto ciò che è competitivo nei videogiochi. Tu organizzi un torneo di quel videogioco, quello è e-sport. Detta così, sembra stupido, sembra banale. In realtà, una cosa che, secondo me, magari quelli della nostra età gli sta un po' sfuggendo, ma se qualcuno che ci sta seguendo ha dei figli a casa, si rendono conto che oggi i ragazzini, ma anche i 25enni, i 30enni, la televisione non la guardano più, fondamentalmente consumano contenuti su YouTube e Twitch, e quali contenuti? Soprattutto di altri coetanei che giocano ai videogiochi. Quindi sta diventando il mezzo di comunicazione, forse addirittura unico, per riuscire a intercettare i giovani. Comunque, e questo magari entriamo dopo sulla business opportunity, di fatto questo movimento degli e-sport, questa industry degli e-sport è già esplosa in Asia, in America è già diventata un'industria importante, in Europa Germania, Spagna sono leader, l'Italia sta venendo fuori tantissimo. Ci sono sempre più giocatori giovani che giocano ai videogiochi, sono dei professionisti, come io con il poker e tu con gli scacchi, loro lo sono con i videogiochi, che di nuovo lo so, può far ridere, però vi posso garantire che sono giochi veramente complicati e sono giochi dove se non hai un approccio organizzato e professionistico non ce la puoi fare. Cioè sono dei giochi di una tale complessità, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche per quanto riguarda la conoscenza, lo sviluppo dei riflessi, dove se non ti alleni almeno quelle 4, 5, 6 ore al giorno più la teoria, non ce la puoi fare. Quindi è un'industria che secondo me è destinata a rimanere qui per i prossimi secoli. È un'industria che sta entrando nella cultura dell'essere umano, perché se oggi i ragazzini giocano ai videogiochi come noi consumavamo magari Rai 1 o Canale 5 20-30 anni fa, beh, è chiaro che per loro farà parte della loro educazione. Quando loro avranno 30, 40, 50 anni e avranno dei figli, non avranno nulla in contrario a giocare con i loro figli o a permettere loro di giocare. Quindi secondo me siamo proprio nel pieno di una rivoluzione culturale che porterà a dei cambiamenti epocali. Adesso non è che voglio esagerare, che i videogiochi cambieranno il mondo, ma è un mondo che se posso aggiungere qualcosa, cioè appunto noi vediamo sempre il gioco come qualcosa, lasciamelo passare, di abbastanza, no, superficiale, comunque non importante, diciamo, per la società. Invece il gioco sempre di più ci dice che è un momento molto importante per la crescita, la socializzazione, ma anche per la crescita personale, che non significa solo la crescita del bambino che deve giocare, ma anche noi adulti continuare a giocare, no? Cioè è una delle fasi più importanti della vita. Adesso poi Sebastiano rispondiamo alla tua domanda di cosa pensa della gamification, che tra l'altro viene utilizzata tantissimo nella formazione manageriale, nel mio caso anche con gli scacchi,
Ma una cosa che volevo dire, io per esempio nella mia esperienza ho sentito parlare della prima volta di eSport 2 anni fa, mi invitarono al Sport Summit a Milano al Sole 24 ore e mi ricordo che di 3 ore di convegno, 2 ore si parlò dell'industria appunto degli eSport, no? E lì mi si accese un po' la lampadina, no? Perché io ero appunto, diciamo, non ignaro, ma quasi di quello che stava succedendo nella rivoluzione dello sport digitale in Italia, no? Specialmente, e parlo di dati che comunque nel 2018 muovevano quasi 500 milioni di euro in Italia, non nel mondo, quindi dati molto importanti. Dal 2018 al 2021 non sono aggiornato sui dati, ma sicuramente saranno raddoppiati o triplicati, cioè di quanto il business di questa industry sia decollato, no? Perché adesso sappiamo che quasi tutte, ad esempio, le nostre più vicine squadre di calcio, quasi tutti hanno il proprio team di eSport, tutto quello che avviene anche per i giochi di moto, macchine, anche lì ci sono tanti team di eSport, ma i giochi sono tantissimi, come tu hai detto, e oggi rappresentano un indotto per questo paese, anche per l'Italia, un indotto importantissimo. E proprio dentro questa industria che nasce Clash. Esatto, nasce Clash e mi aggancio con quello che dicevi per raccontare perché è nata Clash, anzi quando ho deciso di far nascere Clash. Innanzitutto ci racconti poi il nome, perché si chiama Clash, che questo ovviamente lo vogliono sapere. Clash perché è un clash, è una sfida, è un combattimento. La Q perché ci siamo presi una libertà poetica. È nel mondo dei videogiochi, specie in Italia, perché non prendersi una libertà poetica. Ma Clash nasce dopo un mio viaggio in Svezia, anche la Svezia, anche i paesi nordici hanno una e-sport industry già sviluppata, molto, ma soprattutto si è sviluppata nel tempo, già da tempo. Insomma, alla fine sono andato a un DreamHack, che è un mega festival dove tutti quanti giocano. Quindi c'erano 5-6 mila ragazzini che giocavano ai videogiochi. C'è un'area che si chiama Bring Your Own Computer, dove c'erano circa 500-600 ragazzi con il loro computer portato da casa. Tra l'altro dormivano là, scena che è abbastanza divertente. Comunque c'erano questi 500 ragazzi che si sono portati il computer da casa e almeno una cinquantina di questi ragazzi era là con i genitori di 30, 35, 40 anni. E questi genitori probabilmente si divertivano molto più dei figli. E giocavano con i figli e giocavano con altri ragazzini. Lì ho capito la forza che i videogiochi possono avere nella cultura, nell'educazione dei ragazzini. E voglio aggiungere a quello che dicevi te, al di là della capacità di sviluppare delle capacità di problem solving in determinate situazioni, però la cosa che mi piace sottolineare sempre è che il videogame può diventare il common ground, il terreno comune di dialogo tra, non solo tra giocatori, ma anche tra genitori e figli, tra generazioni. Guarda, una cosa pazzesca che io ho potuto apprezzare, i nostri ragazzi, i ragazzi che noi seguiamo, con quelli che siamo in contatto, hanno zero problemi con ragazzi di etnie diverse, di colori diversi, di orientamenti religiosi, sessuali. Per loro tutte queste cazzate politiche, loro proprio, forse anche troppo, cioè proprio per loro non esistono assolutamente. Quando sentono che ci sono questi discorsi non capiscono perché noi adulti ragioniamo in maniera così stupida e faziosa, e probabilmente hanno anche ragione. Quindi questo mi ha fatto veramente capire che il videogioco è semplicemente il risultato, gli eSport sono semplicemente il risultato di una evoluzione culturale che mi fa onestamente ben sperare nei giovani. Poi sui giovani potremmo parlare ore, hanno un sacco di altri difetti che magari quelli della nostra generazione non avevano, però sicuramente grazie alla comunicazione, al gioco e alla cultura che trasmette il gioco, hanno una visione del mondo che è molto più moderna e molto più positiva della nostra. Quindi lì ho capito che doveva nascere Clash, lì ho capito che era una business opportunity, ma soprattutto che era l'evoluzione di quello che io avevo iniziato a fare, iniziando come giocatore di backgammon, giocatore di scacchi, giocatore di poker.
nel poker, no, ricordiamo che alla fine poi ci ho creato il business attorno, ma secondo me io non ho mai cambiato lavoro di fatto, cioè la mia è più un'evoluzione, è un passaggio, è un sì, ho cambiato il prodotto, ho cambiato il gioco, però il giocare, il mettere in contatto due persone che si sfidano, il piacere di un evento, cosa vuol dire prepararsi ad un torneo, cosa significa provare un'emozione di vincere un torneo, o anche cosa significa gestire l'emozione di non vincere o di perdere un torneo, come comunicare questi ingaggi, queste sfide. Quindi che sia scacchi, che sia poker, che sia videogiochi, guarda che il prodotto è diverso, ma le regole di ingaggio e le dinamiche sono assolutamente simili. Quindi sai, gli e-sport, poi i videogiochi sono sempre stati la mia passione, perché io nasco con un Commodore 64 in mano, a 6 anni avevo già il mio Commodore 64, che scrivevo LOD, virgolette, virgolette, dollaro, virgolette, virgola 8, virgola 1, questa è una citazione per quelli della nostra generazione, forse. E questo già lo facevo da 6 anni, quindi alla fine sono nato e cresciuto con la tecnologia e con i videogiochi, quindi per me è quasi un ritorno al passato, forte però di tutta l'esperienza che mi sono costruito con backgammon, scacchi e poker. Oggi Clash, ripeto, rappresenta la realtà più grande di eSport, ma io che l'ho toccata con mano, rappresenta una grande famiglia, e questo uno se ne accorge appena uno entra all'interno della Clash House, che non dimentichiamo è forse la gaming house più bella d'Europa. E all'interno di questa gaming house si respira un clima giovane, no? Cioè che tutti questi ragazzi appunto che sono lì, che giocano, che si divertono, che si allenano, perché comunque viene anche, e l'ho visto, viene anche curato molto anche l'aspetto fisico, c'è una bella palestra, quindi i ragazzi devono allenarsi per poter migliorare nelle loro discipline, ma ripeto, si respira appunto, e questo raccontacelo un po' tu, tanta gioventù sana, ma che che comunque ha degli obiettivi, e questi obiettivi vengono un po' dati e aiutati dal tuo staff, dal tuo team. Che in questo momento, tra l'altro, quanti giocatori ha Clash all'interno del suo team? 100? 122. Più 8 degli scacchi, 130. Giusto, bravissimo. Mi hai aggiornato il deck, perché ho visto il deck, bravissimo, 130. Quindi abbiamo, ecco, così mi hai spoilerato, abbiamo 8 giocatori all'interno del team Clash, sezione scacchi. Guarda, dici una cosa che mi fa molto piacere, perché è vero, è forse la grande vera forza degli e-sport, cioè è una industry per giovani, fatta da giovani, e poi questi giovani ovviamente cresceranno nel tempo, però per loro rappresenta l'occasione di lavorare all'interno dell'industria dei loro sogni. Cioè, voglio dire, se tu sei un ragazzo di 18, 20, 22 anni e hai la passione non del calcio o del basket, ma hai la passione dei videogiochi, cosa c'è di più bello nel poter lavorare all'interno di un'organizzazione, di un'azienda che tratta contenuti, tornei, inerenti ai videogiochi? Quindi, ovviamente è un'industria che si regge su poca esperienza, perché poi i giovani si portano appresso poca struttura, ed è lì che poi entra un po' l'importanza del mio lavoro e dei miei collaboratori. Però, sai, quando si lavora con i giovani, proprio riesce a respirare l'energia e la passione che li stimola. Qui in Clash House, adesso con il Covid ovviamente abbiamo dovuto ridurre il numero di presenze, però questa è una struttura che a regime ospita 10 giocatori, professionisti al pian terreno, cioè vivono, dormono qui, al primo piano vivono e dormono 10 content creator, videomaker o video editor, perché poi per noi è l'occasione per produrre contenuti e dare Perché questo è un mondo bellissimo, perché si incrocia tra l'altro con l'altro mondo di oggi, che è tutto il mondo social, che è tutto il mondo quindi dei vari contenuti social, dei video, degli streamer, di tutto quello che oggi chiede l'economia attuale, di quello che chiede il mondo, no? Che è impossibile tanto non. E questi due mondi si incrociano in maniera perfetta, perché poi ovviamente i giocatori usufruiscono di questi canali.
e quindi sono sempre, diciamo, sul pezzo, chiamiamolo così, con, tra questi due mondi, no? Assolutamente, Roberto. E qui non sono solo due mondi, ma sono forse molteplici mondi, se vogliamo poi prendere i singoli prodotti come gli scacchi. E ti dico questo perché quello che sto assistendo, quello che ho visto su Twitch, ed è poi anche il motivo per cui, oltre alla mia passione per gli scacchi, mi ha spinto ad avere la sezione scacchi all'interno di Clash, grazie anche soprattutto alla tua professionalità e conoscenza. Ma l'intrattenimento, grazie alle nuove tecnologie e grazie anche ai nuovi metodi di comunicazione, si sta allargando talmente tanto che sta includendo tutto. Oggi intrattenimento, per assurdo, sì, è ovviamente ancora X Factor, però quel tipo di intrattenimento sta venendo meno e sta lasciando spazio a tutte queste cose nuove, gli scacchi, anche il poker sta diventando intrattenimento, lo era ai tempi di Italia 1, poi ha perso e sta tornando di moda, i videogiochi, gli youtuber, gli influencer, e non sono solo io a dirlo, perché io magari potrei avere potrei essere un po' condizionato dalle scelte che ho fatto, dalla mia vision o dalla mia experience, ma tutte le squadre di calcio di Serie A si stanno buttando nel mondo degli e-sport. Noi, e qui mi piace poi evidenziarlo, noi siamo la squadra e-sport del Milan. Quindi il Milan decide un anno fa, 8 mesi fa in realtà, di buttarsi anche loro nel mondo degli e-sport, si affidano a Clash e insieme abbiamo costruito un brand che si chiama Milan Clash. Quindi oggi noi Clash insieme al Milan stiamo giocando la Serie A virtuale, la E-Serie A, ma all'interno del quale ci sono tutte le squadre di Serie A, c'è l'Inter, c'è la Juventus che gioca PES, c'è la Lazio, c'è la Roma, cioè tutte le squadre di Serie A stanno giocando anche il formato virtuale, quelli che il calcio e anche Sky nel dopo partita fanno e fanno vedere delle immagini e raccontano anche non solo il pezzo di campionato tradizionale di calcio di Serie A, ma c'è anche adesso il pezzo di campionato virtuale. Quindi può anche non piacerci, a me ovviamente piace un botto perché vengo da quel mondo, può anche non piacerci, però questo ci fa capire quanto gli e-sport siano forti e a quale velocità stiano arrivando, e secondo me il potenziale in questo momento è espresso solo al 5%, perché ti ripeto, quelli che oggi hanno 18 anni e 20 anni e giocano e hanno la loro grande passione sono i videogiochi, fra 5, 6, 10 anni avranno dei bimbi e per loro il videogioco sarà un pochino forse come per me magari era il calcio, il mio babbo grande appassionato di calcio mi diceva di giocare a calcio con lui, quindi mi è rimasta la passione del calcio. Sarà lo stesso con i videogiochi. Bene, e adesso arriviamo all'ultima tappa, dove dopo 20 anni all'interno del tuo mondo ritornano gli scacchi, perché come tutti i grandi amori ritornano e appunto sbarcano gli scacchi all'interno degli e-sport. Possiamo dire, Luca, che siamo stati precursori di questa cosa qui. Sicuramente ci saranno altre situazioni con altre società, con altri discorsi, ben venga che appunto gli scacchi entrino sempre di più anche in questo ambiente, nell'ambiente degli e-sport, e arrivano gli scacchi all'interno in Clash e arrivano, diciamo, con poi dei grandi protagonisti che sono i nostri ragazzi del team di Clash, che io voglio ricordare, perché comunque abbiamo il campione italiano Alessio Valsecchi, Luca Moroni, grande maestro anche lui, Dani Dvirni, grande maestro anche lui, Lorenzo Lodici, maestro internazionale, già campione italiano, ragazzo eccezionale, la grandissima Thea Gueci, quindi anche una ragazza all'interno del team. Entreranno altri giovani all'interno del team che comunque vorranno far parte appunto di questo nuovo mondo degli scacchi. Io ti dico la mia, io penso solo che sia appunto un valore aggiunto che andiamo a dare agli scacchi, nel senso che ormai gli scacchi online, specialmente all'interno, diciamo, intanto c'è Danilo che ci saluta, anche lui pokerista, giocatore, dice, non tanto bravo di scacchi, un bravo invece, io lo conosco, è un bravo giocatore di poker, grazie Danilo, un caro saluto anche a te. Gli scacchi ormai sono diventati una presenza importante in quello che sono i giochi online,
Forse poi ovviamente la pandemia ci ha messo dentro questo nuovo mondo e tu ovviamente hai cavalcato, Luca, immediatamente questa idea. Io ti ringrazio ancora perché ci siamo sentiti ormai da qualche mese e diciamo non c'è stato mai da parte tua un ripensamento o dire vediamo, no? Cioè quando hai sentito parlare di scacchi, tocca andiamo, Roberto, partiamo con questa idea, no? E infatti siamo partiti a mille, adesso abbiamo commentato l'ultimo Carlsen Invitational, faremo altri eventi, stiamo preparando diciamo tantissime cose insieme ai ragazzi. I ragazzi stanno streamando tra l'altro tutti i giorni sui propri canali, Quanto andatevi a bravi sono, ma vedere, quanto bravi sono, ma quanto bravi sono. sono bravissimi, Posso sono bravissimi. dirlo? Posso dirlo? Lo dico. Vai. Allora, presi a bordo questi ragazzi, non sapevamo chi erano, tu li conoscevi bene, io non li conoscevo ovviamente, quindi davo per scontato che Twitch non lo conoscessero, perché io avevo ancora un pochino lo stereotipo dello scacchista di 20 anni fa, questi Twitch di tecnologia non ne sanno nulla. Bravi, beati loro, però. Quindi ho detto, chissà cosa succede appena adesso accendono Twitch e vanno a fare la loro prima diretta. Ero pronto a tutto. Non ero pronto invece a vederli così bravi e preparati. Oh, sono veramente bravi. Beh, sono veramente portati a fare quel tipo di comunicazione di cui ti dicevo prima. E senza che io gli abbia detto nulla, e forse tu li hai un po' preparati, oppure ce l'hanno dentro di loro, quindi sono dei talenti, sono naturali. Ma hanno quel talento nel riuscire a comunicare in maniera semplice, leggera, piacevole e anche profonda il mondo degli scacchi, che guarda, è una caratteristica difficilissima da trovare. Facciamo tantissima fatica a trovare ragazzi con queste capacità in altri ambiti, in altri giochi, dove magari mi sarei dovuto aspettare più facilità nel trovare quel tipo di talenti, e invece la grandissima sorpresa viene proprio dai nostri giocatori, grandissimi comunicatori, quindi grandissimo Roberto che ha identificato in questi ragazzi probabilmente anche il talento che tu Ma sai che guarda stavo Luca, io cercando. non ti dico che me l'aspettavo perché tanti di loro li conosco ormai da tanti anni, ho avuto anche la fortuna di allenarli, insomma, li conosco veramente da bambini, tanti di loro. Però io non mi aspettavo l'impegno, sono sincero, che fino ad oggi hanno messo non solo diciamo a livello aziendale, no? Ma a livello di idea, ok? Cioè di quanto sono messi a fare ambasciatori degli scacchi all'interno del mondo online, perché è questo che stanno facendo. Cioè, al di là della collaborazione con Clash, è il loro valore aggiunto che tutti i giorni mettono in live da 3, 4, 5 ore parlando di scacchi con una varietà di persone, ovviamente che sappiamo quello che è il mondo online, perché ci sono bravi giocatori, ma ci sono anche persone appunto alle prime armi che forse anzi vogliono ascoltare qualcosa per imparare a muovere i pezzi, e loro sono son sincero stanno facendo un lavoro, secondo me, a livello comunicativo degli scacchi che è fondamentale, ma non solo per l'ambiente e-sport, ma per l'ambiente degli scacchi in sé. E quindi davvero ai ragazzi i miei più cari complimenti, perché sono veramente, mi hai tolto le parole di bocca, sono veramente bravi. Sì, siamo stati Non fortunati. mollate il colpo proprio adesso, però abbiamo fatto due complimenti. Da qui si bisogna continuare a No, crescere. infatti, ma noi Sky's the limit. Non glielo diciamo, quindi loro forse non avranno visto l'intervista, quindi ovviamente Anche non gli perché, diremo. Roberto, una cosa che secondo me dobbiamo raccontare senza dire troppo, ma vabbè, cioè, dobbiamo ancora iniziare noi a fare qualcosa con gli scacchi. Cioè, abbiamo formato la squadra. Stiamo formando la comunicazione, stiamo iniziando a fare delle localizzazioni di contenuti. Ma, dire, cioè, faremo tante di quelle cose per gli scacchi in Italia che secondo me, se rifaremo questo tipo di intervista, di questo dialogo tra qui a un anno e lo riguarderemo questo video, ci verrà un pochino da sorridere. Credo che gli scacchi potenzialmente siano il gioco, il video, scusami, il videogioco, gli e-sport con maggiore potenziale. E te lo dico non solo da appassionato di scacchi, ma soprattutto da appassionato di videogiochi e anche un po' da imprenditore. Secondo me il potenziale degli scacchi è infinito. Ma guarda, grazie Luca, perché queste diciamo sono, ripeto, sono un po' le parole che ogni scacchista si vuole sentir dire, no? Nel senso che il nostro mondo è stato molto spesso troppo ghettizzato, e questa è un po' anche l'idea di questo format creato, diciamo,
su Passione Scacchi, no? Quello di divulgare appunto la passione attraverso personaggi che mai avremmo pensato che giocassero a scacchi, oppure che appunto lo scacchista voleva conoscere, no? E, però sentirlo dire da un imprenditore che comunque crea il proprio business, la sua azienda, con dei giochi, con dei videogiochi, e credere così tanto negli scacchi è sicuramente, secondo me, un valore aggiunto per il nostro mondo molto, molto importante. Perché al di là di quello che hai detto, insomma, della tua passione, se diventa in un momento lavoro, sappiamo che uno deve investire delle risorse importanti affinché ci siano dei risultati. Dicono se hai pensato, Luca, di quotare Clash in borsa, ci chiedono online. No, non l'ho pensato, l'ho solo sognato. Cioè io quando vado a Nanna vedo queste... Speriamo un giorno, però questo è un quello che dico sempre io, e te l'ho detto anche, a te Roberto la prima volta che ci siamo sentiti: il business degli e-sport è una gara, non è una gara di velocità, ma è una maratona. Quindi questo è un business che varrà tantissimo da qui a 5, 10, 20 anni, perché di nuovo fa parte della cultura, e ci vuole tempo perché la cultura si instilli e si consolida all'interno della gente. Però voglio dire, è una mia grande passione, quindi è un lavoro che faccio senza fatica. È un lavoro costoso, perché poi alla fine avere una struttura del genere bisogna mettere il giusto numero di risorse. Però secondo me tutto è avviato nella direzione giusta. Adesso ci vogliono professionisti come te, Roberto, a riuscire a portare competenze nel proprio ambito, negli scacchi, nel caso specifico, e riuscire a fare tutti quanti insieme il salto di qualità. Secondo me forse questo sarà quasi forse il pezzo più facile, perché secondo me il difficile, esagero, mi lancio, il difficile è alle spalle. La Federazione Italiana di Shogi ci dice ciao, come va? Ciao a tutti, come va? Ci scrivono. Va bene perché va benissimo, perché stiamo parlando della nostra passione, ma stiamo parlando anche del nostro lavoro. Noi abbiamo la fortuna, anch'io, di lavorare nell'ambiente dove sono cresciuto, e anche adesso di confrontarmi con un ambiente molto vicino al mio, ovviamente, che è l'ambiente dei videogiochi, e quindi meglio di Clash ovviamente non potevamo trovare il partner ideale. Io adesso, ormai siamo un'oretta insieme, Luca, volevo ringraziarti per l'intervista che ci hai fatto. Ovviamente con Clash io invito tutti a vedere i nostri social network, andare a vedervi gli stream dei ragazzi, che ormai, se aprite Twitch, trovate uno dei nostri ragazzi che sta streamando in questo. Prima, per esempio, c'era Tea, penso questa sera alle 9 troverete Lorenzo Lodici, prima ancora di Tea c'era stato Dani Dvirny. Tra l'altro, la cosa interessante è che si stanno streamando anche quando uno di loro sta giocando. Luca Moroni sta giocando il torneo di Bassano, che tra l'altro sta giocando molto bene, e i ragazzi commentavano la partita di Luca in diretta. Quindi diciamo che si è creato un bellissimo team, e ripeto, saliranno a bordo sicuramente altri giovani italiani che si vogliono, diciamo, cimentare in questo nuovo aspetto degli scacchi, che è solamente una parte, diciamo, nuova di quello che il nostro mondo ci può dare. Io, Luca, ovviamente ti ringrazio per essere stato con noi, per l'intervista, per averci raccontato un po' della tua storia, e niente, invece a voi dico di continuare a guardarci sui canali di Clash per scoprire tutto quello che farà Clash nel mondo degli scacchi. Grazie a tutti e al prossimo sabato. Ciao a tutti, ciao Alberto, ciao a tutti.